procedono alla conduzione, questa volta sul lato destro, Chabot al centro per Berardo di prima, la sua conclusione non è fortunata. Di nuovo Tilley in verticale verso Richard, supera la linea blu Richard, buona la sua accelerazione verso Fascinato che riesce comunque a recuperare, piuttosto spettacolare l'intervento di questo esperto terzino. Poi Davale nuovamente propone la replica, Vitta una conclusione da lunga distanza, cerca poi la stecca di Beraldo, vengono bloccati in fase di offside. 4 e 59, sempre 1-1, non vale il risultato. La quarta volta che Davale cerca la sua bomba dalle distanze che la squadra di Devils lo blocca, ogni volta che alza il bastone mi viene in mente quando Joe Frazier e Muhammad Ali anni fa, quando faceva Muhammad Ali rope doppio dicendo che Frazier fa il ecco, era George Foreman magari che lo chiede subito Rino Tomasi, che ecco il mio pugno, ecco il mio pugno. Lavalì sta mandando telegramma dopo telegramma e la grande forza di Lavalì è la sua velocità di tiro, però non può telegrammare tutte le sue intenzioni. Grande spettacolo al Palacandi per i nostri amici abbonati e per chi non lo è ancora naturalmente il messaggio è sempre valido, sottoscrivete più presto l'abbonamento per ricevere in esclusiva nelle vostre abitazioni il grande spettacolo dell'hockey di massima serie. Priondolo da solo, Priondolo contro uno mano, uno contro uno gol, il Milano in vantaggio a 5:20 del secondo periodo. Costan Priondolo in uno contro uno batte Roberto Romano. L'azione e la sua velocità, questo giocatore Jim piuttosto datato, diciamo pure che appartiene alla tua generazione, che però questa volta aveva il tono muscolare di un diciottenne. Si tratta che un lancio da questa zona dove il portiere deve fare la parata, magari si tratta da cercare il tiro, si sa che Priondolo tira sempre. Priondolo non ha tirato stavolta, veramente mi ha stupito anche, bellissimo questa azione da parte di Priondolo che ha vinto il tiro, bloccato il portiere e da fare Romano che ha tenuto fino adesso il grande risultato. A questo punto devo solo dire che si tratta di quel classico in attesa. Vediamo qui che Priondolo vinto tira blocca, va a destra e poi la mette a sinistra, cioè deve andare il portiere. L'unica cosa che possiamo dire è che Romano ha fatto del tutto e Priondolo ha fatto del tutto anche. Vedete qui, niente da fare, la squadra di Terzino si è trovata in contropiede. Davvero incisivo Costan Priondolo che è andato a realizzare questa rete importantissima che sblocca il risultato. Bellissimo, nel secondo periodo. 2-1 lo ricordiamo. Bellissimi questa ripresa, la nostra 5:34, quindi elogio diretto di Jim Corsi per i nostri operatori e la nostra regia, senz'altro saputo immortalare un grande gesto atletico di Costan Priondolo e un intervento da manuale di Roberto Romano che comunque è stato, come abbiamo visto, inesorabilmente battuto. Nebbia intanto nel versante offensivo, buono sul controllo del disco lateralmente, poi recupera B. Stewart. Galvanizzati i giocatori di Bairo cercano una nuova incursione con lo stesso Priondolo che alleggerisce per poi ricevere il cambio volante. Una rete importante di Costa Priondolo che si porta a 5, quindi in seconda posizione assoluta insieme a Vecchiarelli e Carlacci nella graduatoria specifica dei giocatori della sua squadra nella fase di playoff. Ancora Vecchiarelli sotto porta, disco di prima per la stecca di Gioco Foglietta che non aggancia, poi De Angelis alleggerisce su slap shot a distanza abissale, trova pronto Zanier, recupera ancora di Catenacci verso Larson, poi Vecchiarelli, nuova conclusione, questa volta la misura non è molto precisa, termina momentaneamente all'alto, Gates Orlando può recuperare. Pubblico di parte rossoblu davvero galvanizzato da questa seconda marcatura dei campioni d'Italia in carica che stanno per il momento espugnando il Palacandi dei Devils, i nemici di sempre in questo campionato, così come durante l'Albenliga. Attenzione ai rossoblu che vanno a costruire con Bragnano, di nuovo Rico Rossi in fascia centrale, Cintori recupera, poi Tini in seconda battuta, viene aiutato anche da Sandy Pellegrino, cerca l'uno contro uno, due avversari davanti a lui, non gli riesce questa azione, ha l'aiuto di Vito D'Angelo, di nuovo scambio fra i due Cintori che non aggancia, era troppo al centro, il giocatore numero 13 non è riuscito a toccare il disco di prima, poi Pellegrino sotto porta, D'Angelo gol! Pellegrino D'Angelo, distanza ravvicinata, 7-0-8, la pronta replica dei Devils e anche in questo caso con la vecchia guardia Zenier va a estrarre il puck dai propri pali. Primo piano per Vito D'Angelo, numero 22, che realizza questa marcatura della sua seconda rete nei playoff. Bellissima azione da parte di Vito D'Angelo, però devo solo dire che è stato il giovane Cinturi che ha tenuto il disco lungo la balaustra, mandato dietro la porta e poi con la presenza di cervello il grandissimo Pellegrino ha portato avanti il disco e D'Angelo, che non ha mollato davanti alla porta, è stato capace a tenere libero il suo bastone e subito andato a rete. Vedete qui il passaggio, chi è a casa, c'è il numero 3 che ha cercato a frenare l'azione dalla parte di D'Angelo, però niente da fare, Fascinato non era forte abbastanza a questo punto nei confronti di D'Angelo, che aveva proprio negli occhi il suo sentimento I wanna score, voglio segnare. Vedete qui, bellissima la parte della regia, bellissima azione, 2-2 dopo solo 7 minuti nel secondo tempo e veramente la partita si rivela altissima.
Infatti il gioco si è ulteriormente acceso, bisogna dire che il match finora è sicuramente corretto, Gino, a parte qualche intervento sapiente che tu giustamente hai segnalato poco fa con il bastone, però bisogna dire che cariche cattive ancora non ce ne sono state, quindi l'agonismo è senz'altro all'interno di binari che ancora tecnici. Deciso Fabio, puoi anche fare general manager stasera? No, veramente è un onore al gioco dell'Occhi che loro hanno adesso stasera fatto vedere che l'Occhi come si fa a un certo livello, veramente piacevole, anche se sei tifoso di qualsiasi squadra stasera. Primo piano per John Chabot, uno degli assi nella manica di Lou Pairo, giocatore senz'altro molto importante, ha realizzato soltanto una rete fino ad ora nei playoff, rete comunque importante, ed è un giocatore che costruisce un sacco di azioni per i propri compagni. Salire tanto è stato chiamato ultimamente a una classe di calcio, un paio di giocatori pericolosi con Napier sotto misura, sempre per molto attenti, ed è meglio trattenersi. Veramente un errore clamoroso da parte di Paul Ronaldo e Bob Melo, che hanno pareggiato questo.